Ragazzi, è aperto il gruppo Telegram di Dillo all'Armadillo. Entrateci numerosi, così parleremo di GTA, dei glitch, di tutto quello che volete. Trovate il link in descrizione e nel commento fissato in alto. Anche tu vuoi avere i joggers neri, rossi, arance e viola? Con questo video scoprirai un glitch con il quale potrai ottenerli in una maniera semplicissima, con l'aiuto dei tuoi amici, dopo che avrò finito di dare indicazioni a queste due gentilissime persone. Oh, tu vai a sinistra e tu vai a destra. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Dillo all'Armadillo. In questo nuovo video vedremo come prenderci joggers colorati in quattro colorazioni diverse: nero, rosso, arancio e viola. Cominciamo con i joggers neri e rossi. Per prendere i joggers neri e rossi, i requisiti di questo glitch sono avere il com, avere uno o più amici che partecipino alla missione, dobbiamo avere la missione del com chiamata disputa lavorativa. Per sbloccare questa missione dobbiamo aver effettuato almeno 14 rifornimenti di scorte al bunker, ovviamente rubandoli, e dobbiamo aver completato la missione del com chiamata breccia nel sistema. L'ultimo requisito è ricordarvi dove avete una delle vostre case, perché durante la missione avrete bisogno di recarvi in una delle vostre case, ma non vedrete il segnalino all'interno della mappa, quindi dovrete ricordarvi a memoria dove andare. Mi raccomando, è molto importante, se no una volta iniziata la missione girerete a caso brancolando nel buio e cercando la vostra casa. Cominciamo subito. Allora, chiamiamo il com, andiamo a raggiungere la posizione in cui ci viene spawnato, entriamo dentro il com, diventiamo CEO o presidente di un motorcycle club, perché altrimenti non possiamo accedere al display all'interno del com, ed avviamo la missione disputa lavorativa. In questo caso sarò io l'host della missione. Ringrazio Sidro95 per aver partecipato al video e avermi permesso di girare la clip. Il player che farà da host otterrà i joggers neri, il player che verrà invitato otterrà i joggers rossi. In questo caso quindi io, che hosto la missione, avrò i joggers neri, Sidro95, che è invitato alla missione, avrà quelli rossi. Una volta entrati nella schermata iniziale della missione, quello che dovremo fare è diminuire la difficoltà portandola a facile, in questo modo avete più vite per poter effettuare il glitch, e dopo aver effettuato questa operazione confermiamo le impostazioni ed avviamo la missione. Una volta avviata la missione vi ritroverete all'interno di un aereo. Come vedete, io i joggers neri e Sidro95 ha quelli rossi. Buttiamoci giù dalla aereo e puntiamo verso una delle nostre case. Apriamo la mappa. Come vedete non avrete nessun segnalino in corrispondenza delle vostre case. Io punto qua dove ho una delle mie case, nell'Eclipse Tower. Cercate di planare il più a lungo possibile per avvicinarvi velocemente al vostro appartamento. Io qua sono rovinosamente caduto. Non c'è problema, andiamoci tramite strada. Non cambia assolutamente nulla, se non il tempo di esecuzione del glitch. Ok, sono arrivato all'Eclipse Tower. Quello che dovrete fare adesso è semplicissimo. Andate davanti al cerchietto azzurro che c'è davanti alla porta di casa ed uccidetevi, buttate una granata a terra e vi uccidete. Se tentate di entrare nell'appartamento prima di uccidervi in corrispondenza del cerchietto azzurro, non ci riuscirete, perché vi verrà impedito l'accesso all'appartamento. Una volta respawnati dovrete semplicemente tornare all'appartamento, come sto facendo io. Tornateci a piedi, tornateci con l'auto di un civile, non c'è nessuna differenza. Ovviamente non potrete chiamare un vostro mezzo. Una volta arrivato nei pressi dell'appartamento, se andate sul cerchietto azzurro, riuscirete ad entrare nel vostro appartamento. Una volta entrati all'interno dell'appartamento, cercate il guardaroba. Io qui ho avuto qualche difficoltà, però non c'è nessunissimo problema, non vi corre dietro nessuno. Ecco qua il guardaroba. Quello che dovete fare è entrarci dentro, premere freccia destra per cambiare abito e a questo punto premere quadrato per salvare il completo che avete attualmente addosso, quindi quello con i joggers. In questo caso, ragazzi, vi ricordo, io ho i joggers neri perché ho ostato la missione. Chi invece viene invitato alla missione ottiene i joggers rossi, quindi potrete tranquillamente alternarvi con il vostro amico in modo da riuscire a prenderli entrambi. Mi raccomando ragazzi, come al solito, se vi piace il video mettete un like,
iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, a me darete una grossissima mano e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video, così sarete informati non appena uscito un nuovo video. Una volta che avrete salvato i joggers potrete uscire dall'appartamento, aprite il telefono, premete la X sulla lista attività, quindi l'icona centrale, ed una volta fatto questo basterà premere quadrato e confermare l'uscita dall'attività. All'uscita dell'attività verrete respawnati con l'abito che avevate prima di cominciarla. Voi non farete altro che aprire il menu del touchpad, andare su stile, abito e rimettere l'abito che avete appena salvato, quello con i joggers neri, e boom! Ecco che li abbiamo salvati! Adesso per avere le caviglie invisibili vi basterà semplicemente andare in un qualunque negozio di abbigliamento e mettere delle scarpe basse. Vi ricordo ragazzi che è aperto il gruppo Telegram, quindi se doveste avere bisogno di amici per effettuare questa missione, entrate nel gruppo Telegram e chiedete, sicuramente troverete qualcuno che vi darà una mano. Come vedete potrete cambiare qualunque parte superiore dell'abito, potrete cambiare le scarpe, ma ovviamente non potrete cambiare i pantaloni, perché altrimenti eliminate i joggers. Io completo l'outfit in modo da passare per un pappone moderno. Una volta che avrete completato le modifiche e personalizzato il vostro outfit con i joggers neri, basterà semplicemente andare alla cassa e salvare il completo. E possiamo passare al prossimo glitch per vedere come prendere i joggers arancio e viola. Intanto volevo ringraziare DaniDS e Fortuteam che nei video precedenti hanno messo dei commenti con il tag Dillo all'Armadillo. Se volete apparire anche voi nei prossimi video mettete un commento con il tag Dillo all'Armadillo e i tre più belli verranno inseriti nei prossimi video. Per ottenere i joggers arancio o viola quello che dovremo fare è semplicissimo. Apriamo il menu option, andiamo su online, attività, avvia attività create da Rockstar ed andiamo su versus. Andiamo con la freccia in alto per fare prima ed avviamo Vaffan Camion. Sembra un insulto, in realtà probabilmente lo è, però avviate comunque questa missione. Mi raccomando ragazzi, in questo caso dovrete verificare di essere host della missione, perché altrimenti rischiate di non poter effettuare il glitch. Nel caso non doveste essere host, quello che vi consiglio è o ritentare ad avviare la missione oppure trovare una nuova sessione ed avviare la missione poi da lì. Io ho dovuto provare più volte per ritrovarmi host. Dovrete essere host perché bisognerà cambiare un'opzione particolare e se non lo siete non avrete la conferma che questa opzione verrà settata. Una volta entrati nella schermata delle impostazioni dell'attività, voi dovete andare su abbigliamento e selezionare la voce a tema. Mi raccomando, è importantissimo, senza questa impostazione non potrete effettuare il glitch. Invitate uno o più dei vostri amici, in questo caso potrete partecipare all'attività in 8 persone al massimo, quindi potrete invitare 7 vostri amici. Mi raccomando, se avete bisogno di qualcuno con cui effettuare il glitch, entrate nel gruppo Telegram e vedrete che sicuramente troverete qualcuno disposto a partecipare alla missione con voi per darvi una mano. Io in questo caso ringrazio Prince NKI per aver partecipato alla missione e avermi dato la possibilità di girare questa clip. Una volta che avrete invitato i vostri amici potrete cliccare su conferma impostazioni. Passate alla schermata successiva, quello che dovrete fare è andare su completi versus e selezionare insetti. A questo punto decidete la squadra in cui volete stare in base ai joggers che volete ottenere, quindi potrete scegliere se arancioni o viola, ed avviate la missione. Una volta avviata la missione quello che dovrete fare è stare fermi, aprire il menu del touchpad, andare su stile e scendere fino a trovare visiera casco. A questo punto tenete premuto la freccia a destra sul D-pad e guardate l'angolo in basso a destra dove vedete scritto avanti o indietro. Mano a mano che passa il tempo, dovrete far passare all'incirca un minuto, vedrete la rotellina del microsalvataggio, quella arancione. Una volta che avrete visto questa rotellina basterà semplicemente posare il controller sul tavolo, sul divano, per terra, sul cane, su vostra sorella, su chi volete, ed attendete di essere espulsi dall'attività per inattività. Mi raccomando, non schiacciate niente perché dovete essere buttati fuori dall'attività. Io vi velocizzo la clip.
Nel caso in cui non doveste vedere la rotellina arancione, voi tenete conto comunque di circa un minuto in cui dovrete mantenere premuta la freccia destra sul controller, e a quel punto posate il controller e lasciate passare all'incirca 3 minuti prima di essere buttati fuori. Una volta passati 3 minuti avrete il messaggio che vi comunicherà di essere stati cacciati dall'attività per inattività. Basterà schiacciare X, inizierà la ricerca di una nuova sessione online. Mi raccomando, se avete bisogno di qualcuno con cui effettuare il glitch, entrate nel gruppo Telegram e vedrete che sicuramente troverete qualcuno disposto a partecipare alla missione con voi per darvi una mano. Ed una volta respawnati, boom, avete il vestito che avevate durante la missione. Quindi in questo caso quello che dovrete fare è semplicemente recarvi in un qualunque negozio di abbigliamento ed andare a salvare il completo. Dopo averlo salvato potrete modificare tutto quello che volete, ad esclusione dei pantaloni logicamente, se no sostituite i joggers. Se indossate delle scarpe basse, vedrete che avrete anche le caviglie trasparenti. Potrete anche eliminare o sostituire la maschera che avevate durante la missione, non c'è nessunissimo problema. Dopo aver effettuato le modifiche al completo, andate a risalvarlo. Anche questo video è finito, andate in pace. Mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale cliccando su iscriviti al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche sui nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo video! E ricorda, se oggi hai conosciuto una persona di nome Lillo, dillo all'armadillo!